primo tempo Italia-Slovacchia, prima giornata di Euro 2016, edizione calciotto dei tornei SK. Vediamo da Turci. Turci, 1-1, siete passati in vantaggio, poi gli avversari bravi a recuperare. Cosa si deve fare in questo secondo tempo? Dobbiamo essere più cinici, sicuramente, sotto la porta, troppe azioni non riusciamo a concludere, poi le ripartenze rischiamo anche di prendere, d'altronde, non è solo questo. Speriamo. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo da qualcuno dell'Italia. Scusa, mi ricordi il cognome? Speziale. Speziale, 1-1, siete riusciti a ragguantare il pareggio dopo il vantaggio avversario. Cosa si deve fare in questo secondo tempo? Vabbè, basta che siamo uniti e ce la diamo tutta. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo. Ciao. Ci vediamo dopo per Slovacchia contro Italia. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della prima giornata di Euro 2016, edizione calciotto della SK. Bellissima sfida tra Italia e Slovacchia, vince l'Italia 4-3 con la doppietta di Bomber Cavalieri. Valeri, loro sono stati in vantaggio nella prima parte del primo tempo, poi voi siete riusciti a pareggiare, da lì è uscita una partita molto bella, ricca di capovolgimenti, che alla fine ha visto vincere. Di poco, sì, sì, è stata una partita molto equilibrata, loro forse erano un pochino più tecnici, però con un po' di grinta e un po' di esperienza si raggiunge il risultato. Sì, assolutamente, forse il vostro merito più grande è stato quello di tenere bene in difesa e di non avanzare troppo. Sì, tenerci chiusi per poi ripartire e puntare, però è andata bene, poteva andare pareggiare anche il giusto, però c'è stato il 4-3, va bene, così ci siamo risollevati. Grande esordio nel torneo. Senti, a chiudere di gare doppietta prestazione? Sempre a mio figlio, sempre. Va benissimo, grazie. A voi ragazzi. Ciao ragazzi.